due fili da polli che tengono dei banalissimi legni e ti fanno la famosa domanda: ma questo che senso ha? O queste scale come mai così? Rimane sempre più difficile rispondere. Questa è la domanda che si fanno i turisti al loro arrivo in Piazza Grande, affascinati e sbigottiti allo stesso tempo. Una delle piazze più belle d'Italia l'ha lasciata totalmente abbandonata e che giorno dopo giorno si sta sgretolando come le sue logge vasariane, erose dalle intemperie ma soprattutto dall'incuria. L'interesse su Piazza Grande si era acceso dopo la pubblicazione di una foto su Facebook che ritraeva un profilattico abbandonato proprio sotto il loggiato, ma a sentire i commercianti della zona i problemi della piazza sono ben altri. Il problema più grosso sul degrado sono principalmente i famosi piccioni che non sono stati mai poi alla fine debellati. Basta girare intorno alle logge, vi rendete conto da voi. Poi va bene le solite problematiche, quali il fatto di non avere un bancomat, di non avere dei posasceneri, di non avere i bagni in uso come dovrebbero essere. Sempre le cose che oramai insomma, noi 30 anni che facciamo presenti, ma non c'è stata un'amministrazione che poi ha mai risolto o tentato di risolvere queste problematiche. Loggiato un'altra barzelletta perché, come vedete, questo bellissimo accrocchio è da, non so, tra 15 anni che esiste. Loggiato, questo fa schifo, cioè se spendi soldi per altre cose non si guarda le cose effettive e reali. Insomma, è un po' di illuminazione, bagni pubblici, cioè non è indicato un bagno pubblico qui. Ora, che noi si debba fare da bagno pubblico, cioè è un po', insomma, via, nel caso. Ora, meno male che fanno i mercatini. Almeno a dicembre sarà tutto pieno. Ora, per due giorni della fiera, che come se è d'ottobre, che la metà se ne sono andati, cioè, che senso ha? Cioè, per me è meglio che per un mese viva la piazza.